Benvenuti a tutti gli amici di Salento Television, appassionati di calcio. Siamo qui dal campo di San Pietro in Lama per trasmettervi l'incontro fra Deghi Calcio e Ugento, valevole per la penultima giornata della regular season del campionato regionale pugliese Eccellenza Girone B. E in questo momento le squadre si stanno preparando per fare il loro ingresso in campo e ne approfittiamo per dare lettura delle formazioni dei due 11 con cui i mister hanno deciso di affrontare l'incontro odierno. Partiamo con i padroni di casa della Deghi Calcio, e per i quali mister Salvatore ha scelto i seguenti 11. In porta Russo, Micco, e porta Cervellera, Cappilli, Carrozzo, Vergori, Procida, Libertini, Damblè, Romano, Gigante, Pinto e Cassano. Risponde invece mister Oliva per l'Ugento schierando i seguenti 11: Russo, Miccoli, Diarra, Sansò, Martinez, Signore, Maiolo, Soria, Di Palma, Regner e Lopez. Arancionera in questo momento, in area di rigore ci sono ben 5 loro compagni, ma ancora Libertini, prova il tiro di sinistro, gran tiro ed è gol! Grandissimo tiro di Andrea Libertini e vola Farfallino, pulisce ancora una volta l'Ugento. È veramente un gran bel tiro, ha scoccato un gran bel tiro, sul quale Russo c'era anche arrivato, la verità, però è stato un po' sfortunato perché ha colpito il palo e poi la palla gli ha carambolato sulla nuca ed è entrata in rete. Romano per Libertini cerca di partire, supera un avversario, un secondo, viene fermato, poi Procida punta la palla sulla sinistra per Pinto, si inserisce, Pinto destro, tiro, gol! Ed è raddoppia la Deghi, un'azione veramente ben congegnata. Procida ha conquistato la palla sulla tre quarti dopo un rimpallo, un'azione impostata da Libertini, ha aspettato il momento giusto, palla con il contagiri per Pinto che ha superato in velocità il difensore avversario, presentandosi davanti al portiere ha avuto la freddezza di battere col destro a fil di palo, veramente un bel gol per il giovane difensore della Deghi Calcio. Procida, bello il tocco, bello l'apertura per Gigante riesce a conquistare il pallone molto bene per Pinto, ancora una volta si è inserito bene, si inserisce in area di rigore Pinto, non c'è nessuno in mezzo, Pinto e segna ancora Pinto, incredibile doppietta per il terzino della Deghi, giornata storica, grandissima azione di Massimiliano Pinto, che ha avuto ancora il fiato di andare a sovrapporsi in questo contropiede, bellissima l'intuizione di Gigante, gli ha messo una palla ma poi è stato lui che è partito, ha superato l'avversario, è entrato in... Soria trova Regner con una puntata, Regner entra in area di rigore, il tocco in mezzo, Maiolo, il tiro e il gol. Maiolo accorcia per le distanze da parte dell'Ugento, un'azione ficcante da parte dell'Ugento, sicuramente Soria ha visto subito Regner con una puntata, gli ha servito la palla, lì la difesa della Deghi era un po' scoperta, Regner è entrato in area di rigore, ha messo in mezzo e Maiolo con un secco sinistro sotto la traversa non ha dato scampo al portiere Cervellera della Nez. Una buona occasione per la Deghi, molto bene l'uscita di Cassano, molto bene, va Cappilli solo davanti al portiere, dribble il difensore, tiro e gol! È veramente un bel gol di Cappilli, ha avuto la freddezza di fare sedere il difensore avversario e poi di trafiggere Russo con un preciso piatto col capitano Carrozzo su tutti. Regner entra in aria, Regner cross in mezzo, Martinez e trova il gol del 4-2. Bella questa azione di Regner, sempre lui il protagonista, e il passaggio all'indietro, addirittura Martinez si era spinto in avanti, centrale, i giocatori, ancora Regner, palla in aria, colpo di testa e gol. Vediamo di individuare chi ha segnato il gol, il 4-3 da parte di Signore, 4-3 di Signore, calcio d'angolo di Regner, 4-3 di Signore. A questo punto sono posseduti quelli della Deghi, questi due gol dal 4-1 al 4-3,
questo punto, ma non abbiamo tenuto il conteggio. Vediamo un attimino quanti minuti mancano, chiediamo qui alla regia. Il lancio lungo di Carrozzo, vediamo se c'è ancora da giocare. Sembrerebbe di no dall'atteggiamento dell'arbitro, e la partita finisce 4-3. 4-3 il finale di partita. Una partita sicuramente una bella partita, piacevole, risultato anche storico che ci ricorda ben altre partite, però comunque piacevole. Ripeto, secondo quello che è la classifica, non credo che l'Ugento abbia perso del tutto le sue possibilità di andare ai playoff, anzi gli auguriamo di continuare insomma la sua corsa e potersi giocare il passaggio di categoria appunto nei playoff. D'altro canto la Teghia ha finalmente raggiunto la prima vittoria, diciamo, di prestigio di quest'anno, la sua seconda vittoria consecutiva dopo aver espugnato il campo del Grottaglie. Sicuramente questa è una vittoria più di prestigio nei confronti insomma del Giugento, una squadra che stava andando per la maggiore e che nella penultima giornata aveva anche espugnato il campo dell'Otranto.